Con la famiglia Orzan ormai si va avanti ad agguati ed è arrivato il momento di beccare un'intera doppia generazione, padre e figlio. Abbiamo il piacere di intervistare oggi per la prima volta VenninTV.it Gianni Orzan. Buongiorno Gianni e benvenuto sugli schermi di VenninTV.it. Padre e figlio, ma la Pasqua è già passata. Vieni qui, dove vai? Vieni qui. Davanti una panna non posso che eclissarmi. Eh no, aspetta, tu sei stato nostro inviato, sei stato prima ancora intervistato e più volte ci fa piacere naturalmente vedere entrambi insieme una doppia generazione con un padre che ha fatto tanto per la distribuzione automatica e che di fatto un po' involontariamente ha lasciato in eredità, non ancora lasciando però il settore, tanta bella esperienza a uno dei figli. Ci sono gli altri figli, lo sappiamo, che in parte sono anche all'interno del settore del vending. Voi ogni tanto riuscite a incontrarvi? Sì, alle fiere. Alle fiere? Ecco. Sì. Anche con i nostri fratelli, di solito alle fiere vecchie del vending, a Parigi, in giro per il mondo, ci si incontra lì, perché siamo sempre... è una piccola diaspora. Uno sta in Cina, l'altro sta in Ungheria, io sto in giro per l'Italia, a volte viaggio per in giro per il mondo, capita. Ma, signor Orzan, Gianni... Io a volte chiamo tuo figlio Nicola, sì, lo chiamo Gianni e chiamo te Nicola, voi anche perché siete entrambi assolutamente simili, nel senso vi somigliate davvero tanto. No, abbiamo solo la stessa pettinatura. Gianni, oggi ti trovi qui a trovare tuo figlio, ma anche e soprattutto in Venditalia 2014. Hai avuto modo nelle ultime 4-5 ore di poter osservare anche una affluenza particolarmente nutrita. Qual è la tua opinione rispetto a questa edizione 2014, per quanto poco tu abbia potuto vedere finora? Ottima impressione, perché veramente l'affluenza è molto molto superiore a quella che mi aspettavo. Il periodo di crisi che stiamo attraversando in generale non mi faceva sperare un'affluenza quale ho visto qua. Veramente contento. La mia opinione è che andando in lungo e in largo per i due padiglioni di questa manifestazione, di questi 4 giorni, l'affluenza è stata probabilmente raddoppiata rispetto al terzo giorno della stessa edizione di 2 anni fa, e questo è un segnale assolutamente positivo. Positivo perché significa che i gestori ricominciano a guardare le fiere, perché desiderano investire, desiderano implementare il proprio business e di conseguenza vogliono ancora di più cercare di migliorare il proprio lavoro. Nicola, tu con la Mocador stai dando un impulso fortissimo al marchio, un brand che negli ultimi anni è cresciuto verticalmente. Qual è la tua opinione da direttore commerciale di Mocador? Ma guarda, parliamo di vending. Quello che sta succedendo, molti gestori si stanno rendendo conto che continuare a fare il piccolo cabotaggio e vendere un po' tutto a tutti non paga. Ormai la concorrenza è diventata spietata, molto spesso ci si incarta sul problema del prezzo, ma non sto parlando del produttore che vende al gestore, sto parlando del gestore che vende all'utente finale. Abbiamo bisogno di riprenderci la nostra vocazione commerciale, di commercianti, di gestori di una volta, e andare a vendere prodotti buoni al prezzo giusto. Questo è quello che deve succedere nei prossimi anni. E noi ci auguriamo che l'impulso sia ben recepito da parte dei gestori. Io ho avuto modo di vedere tantissimi volti che qualcuno ho anche intervistato. In qualche caso ha detto: è la prima volta che vengo a Venditalia, sono stato qui 6 anni fa, 8 anni fa. Questo è un segnale davvero magnifico. Gianni, tu hai desistito dal diventare presidente di Confida, per quale motivo? Diciamolo, per quale motivo? No, intendiamoci, non è che abbia desistito, perché non è che le mie possibilità ritengo fossero... ecco. E non sapevo che ci saremmo trovati soltanto in 2, Pinetti e Dio, e a questo punto ho pensato giusto che Pinetti
di cui ho apprezzato molto l'opera fino adesso, continuasse il suo lavoro senza una interferenza inutile. Ecco, quindi ho ritenuto che senza nessuna difficoltà e tranquillamente di rendere a Pinetti quello che gli era dovuto. Bene, grazie. Sappiate che nel prossimo numero di Vending News, oltre a tutte le novità dedicate a questa edizione di Venditalia 2014, ci sarà uno speciale sull'uomo Gianni Orzan. Uno speciale di ben 10 pagine dove andremo a raccontare una storia di vita che è davvero tra le più belle che io stesso abbia mai letto. Vi invito quindi a non perderla e ti invito naturalmente a mandarci qualche altra fotografia per corredare questo articolo nutritissimo che siamo riusciti a fare su di te, sulla tua vita personale e professionale. Gianni, grazie, saluta pure gli amici di VenninTV.it. Auguri a tutti e buona fortuna per le prossime attività nel vending. Grazie, grazie mille. Nicola, continua a bere. Grazie Fabio, ciao. Ciao, noi nel frattempo andiamo dall'altra parte perché c'è Nico Castellari che forse riusciamo a beccare. Eccolo qui. Eccolo qui, scusami Nico, abbi pazienza, so che stai facendo affari, questo è però il tuo momento. Sono 2 anni che non ti becco con le telecamere nel modo giusto. Ci siamo riusciti, mi hai catturato. Sì, allora io devo farti una domanda. Il tuo stand è candidato tra i più belli della fiera. Si edilizza tu, quello di Lavazza, quello della Digisoft e altri 4 stand. Ma mi dici, visto che poi alle ore 18 del giorno 6 era ancora tutto vuoto e integro, come hanno fatto in poche ore a costruire questa meraviglia? Beh, ti posso dire che l'impresa è stata ardua, perché tutti abbiamo lavorato fino a notte fonda, me compreso, si arrivava fino alle 3:30 per cercare di concludere quello che era poi oggi il risultato finale. Siamo arrivati alle 5 del pomeriggio, che c'erano ancora gli imbianchini che stavano imbiancando le pareti. Quando abbiamo visto questo ci è venuto un attimino un po' di ansia, perché il giorno dopo faceva presto ad arrivare, però alla fine siamo riusciti a coronare quello che sono stati mesi lunghi, perché per arrivare a presentare questo nuovo restyling del marchio in azienda abbiamo impiegato veramente tante giornate, tante energie, con disaccordi, perché subito sai quando l'ufficio marketing, che è molto creativo e visionario, ti propone delle iniziative. Io che mi sento più pratico e con una punta più di commerciale, riuscire a mediare e a trovare il giusto compromesso, però alla fine hanno avuto ragione loro, il risultato è stato eccellente e siamo tutti molto soddisfatti. Ecco, allora io devo dire, fermiamoci un attimo sulla vostra nuova immagine, è un'immagine che riprende quasi la grafica di 100 anni fa. Questa è una grafica innovativa che è molto in voga nell'ultimo biennio, ma che in realtà va a riprendere dei profili grafici degli anni 20-30 dello scorso secolo. Questo sta certamente a indicare che voi rispettate la tradizione, la qualità e la passione che mettete tutti i giorni nel realizzare il vostro prodotto. Beh, mi fa piacere che tu mi dica questo, perché effettivamente è proprio la sostanza col quale noi abbiamo voluto trovare questa nuova immagine, è proprio quella di riportare quei valori che per noi sono imprescindibili, che vale a dire l'esperienza, la tradizione. Noi abbiamo mai 50 anni di storia e solo così riesce a supportare quelli che sono quei valori che oggi un prodotto di per sé senza valore, perché oggi una vendita di prodotto riteniamo non abbia più nessun tipo di valore se non supportarlo con quelli che sono gli aspetti fondamentali per noi imprescindibili, vale a dire la tradizione, l'esperienza, il rispetto, che è un altro valore imprescindibile che abbiamo voluto anche sottoscrivere all'ingresso del nostro stand, il rispetto del prodotto, il rispetto della lavorazione del nostro prodotto e altrettanto del nostro partner, che a sua volta deve averlo nei confronti del suo cliente. Quindi guarda Nico, io ti ascolto con attenzione mentre nel frattempo l'altro orecchio sente questa splendida selezione di musica swing, lounge, che arricchisce e implementa in qualche modo la qualità di questo piccolo evento, questo cocktail che va a enfatizzare e dare la giusta importanza alla vostra grafica, alla presentazione della vostra grafica.
ciò che tu hai detto rappresenta il vostro vero profilo, l'esigenza di mostrarvi ai consumatori esattamente così per come siete, valorizzando proprio quei piccoli dettagli che fanno parte della vostra storia. Che fanno fare la differenza. E che fanno la differenza. Assolutamente. Infatti abbiamo iniziato un percorso dove vogliamo sempre di più dare una maggiore riconoscibilità al nostro brand, che non vuole essere solamente una pubblicità del marchio, ma vuole essere una pubblicità, un riconoscimento di quello che è la nostra tradizione e il nostro valore all'interno di un chicco di caffè. Bene, allora io ti lascio continuare a incontrare i vari invitati, ti ringrazio per la cortese disponibilità, per aver dedicato un minuto anche a noi e a loro che nel frattempo ti ascoltano e che vedranno nei prossimi minuti i dettagli dei tuoi invitati, di ciò che sono andati a mangiare e naturalmente dei prodotti con la nuova grafica che è stata presentata questa sera. Saluta pure gli amici di VenningTV.it. Un saluto a tutti e buona giornata e buona cena per stasera, per la cena di gala. Buona serata a tutti. Sì, perché questa sera, amici, abbiamo il Venning Circus, 3 ore e mezzo di cena con lo spettacolo del circo per tutti i soci di Confida. Beh, allora, noi nel frattempo ti lasciamo andare e continuiamo a guardare se per caso riusciamo ad incontrare qualche altro amico da poter intervistare. Buon proseguimento a tutti e buona serata.